Allora, abbiamo parlato nella prima parte di petrolio, archivierei l'argomento e parlerei invece di Cina, che cambia la metodologia del calcolo del PIL, promette numeri più accurati. Carlo Alberto De Casa, l'Istituto di Statistica cinese, ha annunciato di aver cambiato la metodologia di calcolo del prodotto interno lordo. Quindi basta, tutto a posto oramai sulla Cina, viste anche le performance di oggi di Tokyo, ad esempio, delle piazze asiatiche in generale. Se mi passi la battuta, ci credevamo relativamente poco, almeno i mercati credevano fino a un certo punto alla veridicità dei dati provenienti dalla Cina. Non penso che sia questo a renderli improvvisamente immacolati e necessariamente da credere al 100% senza un minimo di tara. Sai che si parlava di questa crescita al 7-8%, mentre invece qualcuno la dava al 3-4%. Hanno rivisto la crescita del 2014, dal 7-4 hanno detto no, in realtà siamo cresciuti solo del 7-3. Vedi, 7-3 forse magari non era 7 ma era 3 il numero che volevano, a parte le battute. L'abbiamo visto sul PIL, ma anche sull'oro, come hai potuto vedere, che hanno tirato fuori un paio di mesi fa il dato 2015 dopo un silenzio che durava dal 2009. Ecco, i dati cinesi non sono mai brillati per trasparenza, quindi questo lo possiamo dire. Ben venga. Questo insomma è abbastanza, va bene, abbiamo già discusso parecchie. Invece parliamo invece dell'ipotetica bolla che ha iniziato a sgonfiarsi un paio di settimane fa con il pesante sell-off e che insomma questo sta catalizzando l'attenzione degli operatori. Siamo in bolla in Cina? C'è ancora rischio? Le autorità cinesi, che sono efficientissime da quel lato lì a cercare di tamponare le cose, hanno già fatto parecchie variazioni di normativa proprio per inquadrare meglio gli ipotetici short sulle loro borse. Cioè stanno cercando di eliminarli gli short, vediamo chiaramente. Dimmi cosa ne pensi. Allora, diciamo, scusa che ti ho interrotto, non penso che sia difficile immaginare che tutto si sia risolto così. Sarebbe uno scenario fin troppo positivo, che il fatto di pensare che tutto sia risolto così nel giro di qualche settimana. Ecco, i mercati oggi, questo più 7,71 di Tokyo, record dal 2008, lasciano intravedere degli spirali di speranza, quindi si pensa che ci vogliamo mettere lasciare alle spalle quello che è stato l'ultimo mese, o meglio anche gli ultimi due mesi di difficoltà provenienti dalla Cina. In realtà sì, ben venga speranze e aspettative migliori, però qualche dubbio per quanto riguarda la Cina rimane ancora, anche sai, questi numeri relativi al mercato immobiliare, soprattutto con un numero di unità abitative vuote maggiore di tutte le unità abitative che ci sono in Italia, no? Raccontare con un numero simpatico quella che è la situazione, piuttosto che questa bolla stile fino ai 90, dove anche la donna delle pulizie va a comprare le azioni, piuttosto che chi non ha nessuna, non ha cultura finanziaria, si affaccia sui mercati, certo, cercando di comprare oggi a 100 per vendere domani a 105, quindi quando diventa troppo facile guadagnare, poi dietro l'angolo c'è anche l'incertezza della bolla. Certo. Ecco, le autorità si sono mosse con tempistiche adeguate. Che tutto sia risolto, come provocavi con la tua domanda, su questo andrei con un po' più di cautela, perché l'incertezza è ancora decisamente dietro l'angolo. Nicola Giuliani, tu sei un esperto di questioni macroeconomiche, allora come stai vedendo tu la situazione in Cina? Sì, diciamo che sulla Cina si è stato un pochino troppo negativi. Io trovo assolutamente normale che la Cina non potesse crescere a ritmi del 10-15% tutti gli anni, quindi una crescita più bassa significa che la Cina sta maturando sotto questo punto di vista, quindi io non la trovo così negativa la notizia. Il fatto che poi sono in parte d'accordo con te, proprio per il fatto che oramai non è più un'economia emergente, ma sta diventando matura, bravissimo. Questa è un'ottima considerazione. Esattamente. Tant'è che secondo me poi si cercherà altri consumatori così di materie prime per far rialzare insomma l'economia globale, non su quel lato lì asiatico. Mi hanno parlato invece di India, tanti mi parlano di India.
Certo, dovrà fare un po' stimolare il consumo interno, ma comunque crescita del 7% è sempre una crescita molto alta e quindi non è così negativa la situazione. Il fatto che poi la borsa abbia corretto dopo che era salita al 150% lo trovo anche abbastanza normale. Il fatto anche che il governo però si sia affrettato a dare queste misure dipende anche dal consenso politico. Chiaramente quando c'è moltissima gente che investe in borsa, anche il piccolo investitore che investe in borsa, questo dipende il fatto di dare delle speranze, quindi di non far perdere molti soldi praticamente a questi piccoli investitori, è molto importante per il governo anche per avere un consensus proprio politico. E quindi è chiaro che il governo si affretta a dare queste misure. Adesso il fatto che la borsa corregga un po' è del tutto normale, il fatto che la Cina cresca un po' di meno è del tutto normale, quindi io queste notizie... Il problema è la volatilità, Nicola. Esatto, il problema è la volatilità, ma la volatilità bisogna vederla anche quando saliva il titolo, quindi certo. I telegiornali non parlavano quando saliva del 150%, adesso che è scesa del 10-20%, ne parlano tutti i giorni, quindi diciamo che un pochino la fonte di informazione è un pochino dà delle situazioni che non sono vere, quindi io la situazione non la vedo così preoccupante, la vedo come il fatto che la Cina piano piano sta diventando più matura, piano piano anche lo yuan sta diventando una divisa un pochino più di riserva rispetto al mondo, quindi la Cina vuole entrare nel mondo che conta e quindi questi sono i piccoli scossoni che si possono avere, ma non la trovo così drammatica. C'è da dire che tu hai perfettamente ragione quando dici ci si accorgeva poco di un rialzo del 150%, esatto. E invece tutti a parlare del ribasso, esatto, del 10-20. Il problema è che il rialzo del 150% noi ne abbiamo beneficiato poco. Invece ne stiamo accusando tanto il ribasso del 10-20. Sì, perché poi purtroppo c'è stato il fatto che ci sono state due cose. Allora, il mercato di agosto molto poco liquido e secondo poi c'è la Fed che dovrebbe rialzare i tassi. Quindi certo, è questa situazione, queste due situazioni insieme che hanno provocato, hanno detto vabbè, adesso c'è molta incertezza e sull'incertezza in agosto si vende. È sempre stato così, quindi è per questo che un pochino gli effetti sono stati molto, molto più ampi, però io vedo adesso, se guardiamo anche quello che è successo, la borsa in fondo ha recuperato anche gran parte di quello che, certo, ha perso, quindi sostanzialmente adesso siamo, non dico sugli stessi livelli di prima, ma quasi, il MIB 30 adesso è quota 22.300, stavamo a 23.000, insomma, non è che stavamo molto più alti. 24 sul top, poi quando ci sono state le notizie stavamo già un pochino più bassi, era già stornato, quindi secondo me la borsa ha digerito in quel momento di agosto, è capitato intorno al 15 pochissima liquidità, quindi è giusto che abbia fatto quel movimento, ma insomma secondo me io stavo in vacanza quando sentivo queste notizie, ho detto ma secondo me il mercato sta picchiando troppo, effettivamente poi ha ripreso tutto, insomma, quasi tutto, insomma. Va bene, allora entriamo in pausa e poi parliamo un po' di valute, che è un altro tema molto interessante, di particolar modo oggi c'è dollaro canadese, c'è Canada, Ottawa che decide per i tassi, quindi vedremo cosa succederà e chiederemo cosa succederà ai nostri specialisti dopo la pausa.